Buongiorno. Ragazzi, aspettate perché dobbiamo prima incontrare la cosa perché siamo di più. Santori, antifascismo e essere contro Salvini, ma non basta, non vediamo un programma concreto. E poi perché non vi dichiarate una forza di sinistra, visto che siete di sinistra, ma vi ammantate, vi nascondete dietro l'antipolitica? Beh, non abbiamo mai dichiarato l'antipolitica, evidentemente qualcuno non è molto... Siete di sinistra? Qualcuno non è molto informato. Abbiamo sempre detto che a un sindacato non gli chiedi se è di sinistra o di destra, ma gli chiedi di proteggere. Ma voi siete schierati col centro-sinistra. Ma non è importante. Cioè... No, non dobbiamo girare. Risponda. Non c'è nulla di male di essere di sinistra. Tanto di rispetto. Ma io posso essere di sinistra, qualcun altro può essere di destra o di centro. Ma non è importante. Sembra che vogliate scopiazzare Di Maio e i 5 Stelle, i nuovi 5 Stelle riveduti e corretti. Il bilancio delle sardine dal 1° dicembre ad oggi. Risponda, Santoro. Cosa il movimento è cresciuto secondo te? Risponda, questione Ilva, la chiudiamo o no? Noi non siamo qua né per dire se va chiusa l'Ilva né per dire... E che siete venuti a fare? A perdere tempo? Ma io sono venuto a conoscere delle persone. Ma vedo che proprio siete non il nuovo che avanza, ma il vuoto che avanza. Ma tu chi sei? Il vuoto che avanza. No, non sono della Lega. Come funzionano le espulsioni? Chi dissente viene cacciato? Se caccio tutti io. Come è successo a Petrolio in Basilicata? Allora, annuso l'ascella, se l'odore non mi piace li espello. È proprio così. Forse c'è un problema di comprensione. Non siamo venuti qua, io personalmente non sono venuto qua per parlare di decreti, non sono venuto. Scusi, che è venuto a fare? Passerella? Qua per come turista in veste privata? I suoi legami con Prodi. Lei lavora per una. Scusami un attimo. Lei scrive su un giornale cofondato da Prodi. Risponda. Grande pescatore. Risponda, sì. Cosa fa il body? Risponda con Prodi. Che rapporti? Bene, ti voglio ci bene. Vogliamo bene. Mi dica con Prodi, mi risponda. Che legami ha? Lei scrive per Energia un giornale cofondato da Prodi. Chi te l'ha detto? Dimmi, portami un documento in cui c'è scritto che Energia è cofondato da Prodi. Portami il documento. Te lo porto. Fammelo vedere, va bene. Te lo porto. Vai, vatte, guarda. Sei legato a Prodi. Date un computer. Bene, Santori mi ha sfidato. Basta andare su internet, Energia, comitato scientifico e di redazione, compaiono i nomi di Romano Prodi quale garante e nella redazione Mattia Santori. I loro nomi sono cerchiati in rosso. Come vedete, Mattia Santori mente sapendo di mentire. È davvero falso e bugiardo. Ecco la prova provata di quanto sostengo e ho affermato. Una domanda, chi vi finanzia? Chi vi finanzia, Santori? Chi vi finanzia? Il palco di Roma come quello degli U2, chi vi finanzia? Vogliamo saperlo, rispondere. Chi vi finanzia? Soros. Io gli ho dato 5 euro. E la foto con Benetton? Non è uno scandalo? Non è una vergogna? La foto con Benetton, rispondi. Rispondi, la foto con Benetton, con gli assassini di Genova, rispondi. Santori, sull'Ilva vorremmo sapere. Rispondi, dai. Lascialo stare. Rispondi. Lascialo stare. Rispondi. Sì, vogliamo sapere. No, io devo parlare con Santori. No. Tu hai già parlato. Non ti permettere di alzare le mani. Non ti permettere. Sartori. E allora non spingete. Non spingete. Fallo se hai il coraggio. Fallo. Vedi come spinge. Fallo il coraggio. Tu chi sei? Cosa rappresenti tu? Allora, creiamo problemi. Io non devo essere spinto. Io non devo essere spinto. Le mani addosso non me le deve mettere nessuno. Non è che mi sto muovendo da... certo. Stiamo facendo domande pacifiche, educate, di dissenso. Nel momento. Di poter fornire delle dichiarazioni, allora poi puoi fare giustamente... Ma se non vuole risposta, rispondere. Non vuole rispondere. Ma per favore. È la prima volta che le capita da giornale. E quindi? Vabbè. E quindi è una cosa normale. Però le mani, le sardine addosso non le devono mettere. Non deve andare. Perché hanno detto... Quel momento... Sì. Una cosa è il dissenso e una cosa è spingere. Io non ho spinto nessuno. Vabbè, buona giornata. Buona giornata a me.